Ora, passiamo all'altra mozione, mozione urgente Rocca Brivio presentata ai consiglieri di Pasquale di Gangi Falbo. Illustra. Prego, Illustro io, Presidente. consigliere di Gangi. Grazie, buonasera a tutti. Allora, leggo velocemente la mozione. Allora, mozione urgente Rocca Brivio. Premesso che la legge regionale 7 del 2016 delinea le politiche regionali in materia culturale, stabilendo la definizione degli ecomusei ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali costituite da enti locali in formula singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano all'interno di un ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio. In data 21 dicembre 2019 è stato presentato ufficialmente dal costituito comitato l'Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili. Riconoscendosi nella missione del comitato, che ha come scopo lo sviluppo dell'Ecomuseo attraverso azioni rispettose, discrete e sostenibili, volte alla riqualificazione di cose, luoghi e memorie nel rispetto delle legittime esigenze di vita e lavoro della popolazione residente, ad attivare percorsi culturali di conoscenza, visita e fruizione del territorio, appoggiandosi a quanto già esistente ed operante sul territorio medesimo, ad opera di associazioni, istituzioni, comitati, esercizi commerciali, in linea con le finalità e lo sviluppo di costruzione ecomuseale. Che il comitato identifica un territorio contraddistinto da caratteristiche paesaggistiche, ambientali, socio-economiche, storiche e di identità culturali proprie ed omogenee, territorio che parte come inizio dall'arco di Porta Romana e si snoda lungo i comuni presenti nelle due grandi arterie, Via Emilia e Paullese. Considerato che il Comitato non ha fini politici né scopo di lucro, come precisato nello statuto legato alla presente mozione di cui è parte integrante, tutto ciò premesso e sottoscritti i consiglieri chiedono che il Comune di San Donato Milanese aderisca al Comitato per l'Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili, non comportando tale atto il pagamento di una quota associativa per il Comune di San Donato Milanese, e che la seguente mozione sia discussa nel prossimo Consiglio Comunale. Ecco, ho letto brevemente il testo della mozione. L'abbiamo dato il titolo come mozione urgente Rocca Brivio, non per un errore, per uno sbaglio, ma per legare le due cose, perché ci sembrava esemplificativo di come uno strumento come quello dell'Ecomuseo potesse essere utile alla causa di Rocca Brivio, che è una situazione a cui che sta a cuore a tutti, come è stato dimostrato recentemente dalle varie iniziative che si sono svolte. Quindi chiarisco che non ci sono, non c'è una contraddizione sulle cose che sono state presentate. Era proprio una nostra volontà quella di presentare l'ecomuseo e legarlo a qualcosa di, diciamo, di contestuale, che potrebbe essere appunto salvare un bene che sta a cuore a tutti, come Rocca Brivio. Ci tengo anche a dire che ritengo questo strumento che ci è stato presentato e di cui avete lo statuto allegato, quindi si può approfondire esaustivamente la natura del comitato, perché ritengo che vada proprio nella direzione del concetto di bene comune questa iniziativa. Il
se intendiamo per bene comune coinvolgere, interessare il più ampio numero di persone possibili ad un'iniziativa, ad una volontà di governo. Dico brevemente che se qualcuno non sa che cos'è l'Ecomuseo, che l'Ecomuseo è qualcosa che è legato al territorio, che ha l'obiettivo principale quello di mettere in rete tutti i soggetti che ne fanno parte e non si sovrappone a nessun'altra realtà esistente. Ad esempio potremmo pensare al Parco Agricolo o ad altri al Parco Agricolo su Milano, oppure ad altri enti come o i progetti come la Smart Land. Ha il compito questo soggetto di avvalorare qualsiasi realtà. È un contenitore che racchiude e vuole farsi il portavoce nei confronti di soggetti come può essere la Comunità Europea, la Regione Lombardia, Città Metropolitana, quindi soggetti extraterritoriali, per proporre progetti e ottenere risorse che non potrebbero mai essere elargiti ad un'associazione o un comitato locale. Quindi mi sembra veramente qualcosa di utile e che può servire a tutti. E l'esempio concreto potrebbe proprio essere quello di, aderendo ad un soggetto come l'Ecomuseo, quello di dare, diciamo, un contributo a salvare un bene come Rocca Brivio. Ecco, per il momento concludo il mio intervento. Grazie. Grazie mille a voi. Consigliere Paiano, prego. Sì. Buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci segue da casa. Prendo la parola sulla questione Rocca Brivio. In tutta franchezza, il consigliere Di Gangi ha spiegato il motivo della mozione Rocca Brivio per le due cose. Io, quando l'ho ricevuta, mi sarei aspettato, quantomeno all'interno del testo della mozione, qualche indicazione su quello che è Rocca Brivio, no? Anche perché molti lo sanno, però qualcuno non sa che cosa sia Rocca Brivio. Poi, come proposta, mozione urgente, Rocca Brivio. Quantomeno mi sarei aspettato una proposta per fare qualcosa invece su Rocca Brivio. Invece niente, si parla soltanto che si è costituito un comitato promotore presentato circa un anno fa col nome Ecomuseo della Vettabbia dei Fontanili e della missione del comitato, dell'identificazione del territorio e quant'altro. Allora, io mi chiedo a questo punto perché aderire. È vero, come spiegava adesso il consigliere Di Gangi, la natura del comitato va nell'azione del bene comune, che non si sovrappone ad altre realtà già esistenti, ma io so che per quanto riguarda la situazione nostra, come comune del Sud Milano, facciamo già parte del parco agricolo, che ha un territorio ben definito, con regole ben definite per la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture presenti, compreso anche gli edifici. C'è anche il parco della Vettabbia, che ha sede di fronte all'abbazia di Chiaravalle e che funziona da anni benissimo, con visite guidate ai mulini presenti in zona, lo studio delle marcite, e la possibilità di fare passeggiate in qualsiasi momento. C'è un'associazione Rocca Brivio che esiste dal 68, che per diversi anni con l'associazione che era adesso del Veneto, adesso non mi viene, ma io avevo colui che gestiva quell'associazione lì, Rocca Brivio, era un mio collega, il professor Berlasso,
Filippo Berlasso, che era anche un padre di questa congregazione, e che ancora esiste l'associazione Roccabrivio, che ha organizzato proprio un incontro sabato scorso per cercare di salvaguardare la situazione e salvare Roccabrivio dalla vendita. Poi il comune fa parte, rientra già nella Smarland, la cui rete fornisce già supporto. Allora, adesione ad un altro... Consigliere, le chiedo di andare a conclusione. Sì. Per la valorizzazione del territorio. No? Perché aderire? Al momento, da quello che sappiamo, solo il comune di Pantigliate ha aderito. Come mai Melegnano, che avrebbe più interesse, non ha aderito? Come mai San Giuliano ancora non ha aderito? Nel 2019, l'8 aprile, noi come Commissione Affari Cultura, Affari Generali, proprio il consigliere Di Pasquale esprimeva le proprie perplessità in quanto tutte le iniziative di Roccabrivio si svolgono nel comune di San Giuliano. Consigliere, chiuda per favore. Non entro nel merito dello statuto, perché ognuno fa il sopra, però ci sono dei punti, in particolar modo l'articolo 9, che andrebbe proprio rivisto, a mio parere. Ecco perché io dico, come consigliere e anche credo come partito, bocciamo l'adesione. Poi l'ecomuseo si può sempre fare. Grazie. Grazie. Consigliera Falbo, prego, a lei la parola. Grazie. Allora, io immaginavo, in effetti mi è stato, come dire, ho avuto la prova del 9 adesso, insomma, un pregiudizio nei confronti di questa mozione. Vuoi perché dipende anche da chi le presenta le mozioni, no? Quindi questo stava a sandir. Lo abbiamo detto l'altra volta, no? Che, diciamo, anche proponessimo la cosa più... come dire, più valida di questo mondo, se la propone Tizio è, come dire, in sé o per sé non valida e quindi da bocciare. Per cui si trovano tutte le motivazioni, voglio dire, è cascato la meteorite, è piovuto, domani è mercoledì, insomma, e tutte queste sono ragioni per cui bisogna bocciare. Allora, qui si sta chiedendo una cosa molto semplice. Si sta chiedendo al Comune di San Donato, al di là di quello che fanno gli altri, noi lo chiediamo a San Donato, non è che io vado a vedere che fa San Giuliano, cioè, allora questo varrebbe da dire per tante e mille cose, voglio dire, perché il Comune di San Giuliano fa il bando per trovare i vigili, il Comune di San Donato non ha aderito a quel bando insieme a Peschiera. Ma questo è un altro discorso, perché noi, come dire, andiamo a vedere che fanno gli altri a seconda della convenienza. Qui si sta chiedendo una cosa molto semplice, ripeto, ma tanto sappiamo che c'è un pregiudizio e quindi il PD, che siccome è l'unto del Signore e quindi ha la maggioranza, decide che così non va bene e basta, cioè non c'è storia. Sta parlando semplicemente dell'ecomuseo della Vettabbia Fontanini. Non va bene il nomen iuris, il nome della mozione, cambiamolo. Se è d'accordo anche il consigliere Di Gange, consigliere Di Pasquale, se quello è il problema, cambiamo e mettiamo mozione, ma l'ha spiegato il consigliere Di Gange per quale motivo è stato dato quel nome. Ma se non dovesse andare bene quello, mettiamo mozione per l'adesione all'ecomuseo della Vettabbia e dei fontanili. Si sta chiedendo, ripeto, una cosa molto semplice, un'adesione da parte del comune ad un ecomuseo che è, come dire, un insieme, abbraccia, diciamo, un insieme di territori e racconta la storia di questi territori, un territori molto ampi che vanno appunto da Milano, addirittura partono da Porta Romana e si snodano lungo tutto il sud-est, sulla Via Emilia, sull'asse della Via Emilia fino a Vizzolo Predabissi e sulla Paullese fino a Zelo Buonpersico. Cosa vuole fare? Vuole fare evidentemente cose diverse da quelle che degli enti che già esistono, appunto a proposito del parco agricolo.
ha un intento più storico, culturale, che vuole raccontare e valorizzare i territori, quindi raccontarne la storia e diciamo, le caratteristiche culturali che poi, voglio dire, si snodano, si declinano, anzi, più che si snodano, si declinano a seconda dei territori in varie accezioni. È una ricchezza, cioè noi dobbiamo, come dire, dovremmo, anzi, utilizzo il condizionale, dovremmo essere aperti rispetto a tutto ciò che un territorio può arricchire, cioè rispetto a tutto quello che può. Prego? Esaurito il tempo, se può Sì, andare allora avanti. termino la frase. Dovremmo essere favorevoli a tutto ciò che è un arricchimento. All'adesione del Comune di San Donato rispetto a questo museo non toglie assolutamente nulla a quello che fanno agli altri enti. È un'adesione che non comporta alcun impegno economico. Io vi chiedo di superare, ma tanto lo so che, come dire, sono parole al vento, le mie, perché avete già deciso che ci sono dei pregiudizi, probabilmente, ripeto, dovuti a chi presenta la mozione. Questo spiace molto perché non siete andati all'interno nel merito della cosa e perché, ripeto, non bisogna mai voltare le spalle e dire di no a tutto ciò che può essere un di più. È un arricchimento culturale, storico e che dà una lettura ancora più ampia del nostro territorio. Spiace molto. Grazie. Grazie mille, consigliere Di Gangi per la replica, prego. Sì, grazie. Io capisco le obiezioni che sono state presentate e le rispetto. Io credo però a questo, che soprattutto alla luce di quello che ci è capitato quest'anno, in questi mesi, una cosa ci insegna quello che è successo, che non bisogna rimanere chiusi nel proprio piccolo, ma se c'è una possibilità di uscire, di ricostruire, di salvare quello che magari a noi può interessare, la cosa migliore, la cosa più di buon senso è quella di mettersi insieme. E l'Ecomuseo ha proprio questo senso. Senso da quello che capisco io e ho capito io dall'intenzione dei fondatori, proprio quello di mettere insieme tutte quelle associazioni che anche prima il consigliere Paiano elencava per non fare in modo che ognuno vada per sé, fare in modo che sia una rete, un qualcosa che possa valere e contare di più proprio per salvare quello che ancora a noi sta a cuore. Rocca Brivio ha un elenco di fallimenti che lo conosciamo tutti. Mi sembrava che le due cose si sposassero bene, cioè l'idea di poter creare, cioè di poter avere un soggetto come l'Ecomuseo che mettendo insieme un territorio molto più ampio di quello oggi a cui Rocca Brivio, su cui Rocca Brivio oggi insiste, che erano i tre comuni per intenderci, San Donato, San Giuliano e Melegnano, poteva essere veramente può essere la chiave di volta per fare in modo che questo bene invece possa interessare una comunità molto più ampia di persone che magari lo ritenevano un bene completamente, come dire, non importante. Ma questo, il Rocca Brivio è solo un esempio. Quante altre cose che noi non conosciamo neanche potrebbero essere salvate con lo stesso meccanismo? Quindi io vedo qualcosa di positivo, vedo qualcosa di in più, non in meno. Non si vuole togliere niente a nessuno, ai vari soggetti, alle varie enti, alle varie associazioni che già esistono. Anzi, credo che sia proprio uno sforzo di mettere tutto insieme. Di mettere tutto insieme. Grazie. Grazie mille a lei. Consigliere Mannucci, prego. Grazie Presidente. Allora, stasera è la sera delle domande per me. E ancora una volta chiedo l'assistenza del segretario comunale. Ma se ho capito bene, la mozione chiede di aderire ad un'associazione. Ma può un comune aderire a un'associazione? Io a memoria ricordo che il comune patrocina un'associazione. O
e soprattutto anche vorrei capire, prima di potermi impegnare su questa mozione, favorevolmente o negativamente, e capire quali competenze abbia, nel senso che non mi risulta, facendone parte anche della Commissione Affari Generali, che questa associazione sia iscritta come soggetto individuale all'albo delle associazioni. Mi pare di capire che sia un contenitore più ampio all'interno del quale ci sono c'è questo dipartimento dell'Ecomuseo al quale il Comune dovrebbe a un certo punto aderire. A che titolo e per far cosa? È un'adesione gratuita o è un'adesione che impegna finanziariamente l'ente su qualche cosa? Su questo non mi è chiaro, lo chiedo assistenza segretario comunale, e se anche il collega consigliere Di Gangi mi vuole illuminare, queste cose non le ho sinceramente capito, chiedo venia, grazie. Questo lo era un intervento, sull'iscrizione mi sembra, confermo quello che ha detto lei, il consigliere Mannucci, se il segretario invece vuole rispondere alla domanda tecnica sull'adesione, sulla caratteristica di adesione o meno, ringrazio per il supporto. Allora, ben può il Comune aderire... Flavio non può adesso. Ad una situazione, per esempio, il Comune di San Donato ha dato la sua adesione ad ANCI, che è un'associazione. L'importante è che le finalità dell'associazione combacino con le finalità del Comune, quindi l'interesse dell'ente, dei cittadini ad aderirvi. Ok, grazie mille. Consigliere Alessandrini, prego. Deve attivare l'audio? No, deve attivare l'audio, consigliera. Prego, perfetto. Grazie, Presidente. Allora, in questa mozione il titolo è Mozione Urgente Roccabrivio, che è un gran problema. Speriamo risolvibile nel tempo. Poi dopo, invece leggendo attentamente, si parla di che questo comitato non ha fini politici né scopo di lucro, come precisato nello statuto allegato alla presente mozione. E poi questo comitato dell'Ecomuseo della Lettabia e dei Fontanili non comporta nessun pagamento di quota associativa. Dunque io volevo dire che la cosa mi affascina, perché quando ho studiato i fontanili qui in Lombardia mi sono imbattuta nella fondazione di Milano, che Milano è una città sacra celtica. Non so di preciso dove, comunque è stata fatta sull'incrocio di due fiumi che poi saranno diventati, non so, dei canali o qualcosa del genere, no? E quindi, e poi ancora un'altra cosa molto interessante, che fino agli anni 50 Milano era un porto fluviale, il che è di un fascino incredibile. Quindi per me tutto quello che riguarda l'acqua, la riscoperta dell'acqua, l'associazione di Milano all'acqua, che in realtà è una città molto così, che ricorda, non simile, ma che ricorda Venezia, per me dovrebbe essere tenuto in giusta considerazione, anche perché in questo ecomuseo potrebbe correre delle piste ciclabili estremamente affascinanti e belle, e così salutare. Quindi sono favorevole. Grazie. Grazie mille a lei. Consigliere Vassallo, prego. Grazie Presidente. Io veramente non capisco come si faccia a essere contrari alla richiesta di aderire a un ecomuseo. Voglio dire, l'ecomuseo è uno strumento che Regione Lombardia mette a disposizione dei territori per poterli così valorizzare, inserire all'interno di una rete di altri ecomusei. Non è una cosa che nasce ieri, cioè sono già 15 anni che ci sono gli ecomusei in Regione Lombardia,
ne abbiamo anche in provincia di Milano, ce ne abbiamo già degli esempi, e per capire cos'è basta andare sul sito di Regione Lombardia sotto la sezione Ecomuseo, andare a vedere quali sono gli ecomusei riconosciuti in provincia di Milano, vedere, entrare direttamente da lì nei siti internet di questi ecomusei e vedere le attività che organizzano, vedere da chi sono patrocinati. Molti ovviamente operano grazie al patrocinio di alcuni comuni che si sono spesi per valorizzare il loro territorio. È un progetto, quello dell'Ecomuseo, che mette in rete, quindi non replica le funzioni, cioè nell'Ecomuseo in sé possono partecipare la Smart Land, può partecipare i vari comuni, le varie associazioni Roccabrivio, piuttosto che altre strutture che possono essere inserite al loro interno, ma fa da collettore, da aggregatore, e quindi è uno strumento in più che abbiamo per valorizzare il territorio, uno strumento in più che necessitiamo per valorizzare anche una struttura come Roccabrivio, che deve in qualche modo riottenere una sua visibilità, una sua economicità anche all'interno di magari di alcuni progetti che possano ridarle interesse per una corretta gestione anche di questo bene. Io ho saputo che questo tema comunque, indipendentemente da quello che vuol fare il comune, si può andare avanti e richiedere l'ecomuseo anche come associazioni, quindi anche senza avere il patrocinio del comune, si può andare avanti in questa battaglia. Ci sono dei requisiti che le associazioni devono seguire per ottenere il riconoscimento da Regione Lombardia. Mi sembra ridicolo che le associazioni si debbano battere senza l'aiuto del comune per vedere riconosciuta una realtà sul quale il comune dice a parole di volersi impegnare. Lo trovo veramente assurdo. Per fortuna anche in Regione Lombardia Forza Italia ha preso a cuore l'argomento con il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, che si farà anche lui promotore di questa iniziativa in consiglio regionale. Mi sembra assurdo che dobbiamo scavalcare il comune per ottenere un riconoscimento di questo tipo, ma lo faremo. Se non avete l'intenzione, visto che avete dimostrato l'incapacità di trovare una soluzione per Roccabrivio, ci proveremo per via traverse, ci proveranno i cittadini autonomamente, spendendosi con un'attività di volontariato che alla fine beneficeremo tutti. È un peccato veramente non aderire, non partecipare, non favorire questo tipo di iniziative. Grazie Presidente. Grazie mille a lei. Non vedo altri iscritti, a parlare. A questo punto chiedo gentilmente al segretario di porre in votazione la mozione. Allora, Checchi. Contrario. Segretario deve attivare l'audio. Sergenti. Contrario. Alessandrini. Favorevole. Barone. Barone. Lo riprendiamo dopo. Biglino. Contrario. Braccolino. Contrario. Calculli. Calculli. Un secondo. Calculli. No, hanno dei problemi in segreteria. Adesso allora lo riprendiamo. Di Gangi. Favorevole. Di Gianna.
Contraria. Di Pasquale. Favorevole. Falvo. Favorevole. Rossi. Contrario. Gazzola. Favorevole. Mannucci. Astenuto. Nodari. Contrario. Aiano. Contrario. Pasqualini. Contrario. Polli. Favorevole. Ma cosa? Contrario, scusa, contrario. Puliti. Contrario. Quello che mi ha messo in Ubertini. Ubertini. Contrario. Vassallo. Favorevole. Volpi. Contraria. Guascè. Contrario. Calculli. Contrario. Barone. Calculli contrario. Barone è collegato. Bellissimo. E ma non c'è venuto. Eravamo forse Italia, ma segretario può riattivare l'audio. Barone? No, non lo vedo proprio collegato. Bene. Sei favorevoli, un astenuto. Quindici contrari. Ok, la mozione viene respinta, quindi a questo punto passiamo all'ordine del giorno